Un nutrito programma, quello dei festeggiamenti del patrono di Pistoia, San Jacopo, che vedranno nel giorno di giovedì 25 luglio anche la consegna del testo definitivo del 20° sinodo della diocesi di Pistoia da parte del vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli. Tutti gli appuntamenti e i rispettivi orari sono stati resi noti direttamente dalla diocesi pistoiese. I festeggiamenti si apriranno martedì 16 luglio alla Basilica della Madonna dell'Umiltà, compatrona della Chiesa e della diocesi di Pistoia, con la Santa Messa in programma alle 17:30. Al termine, indicativamente alle 19, prenderà il via la processione in costume storico verso la cattedrale per la cerimonia di vestizione di San Jacopo, che vedrà la partecipazione dei vigili del fuoco che collocheranno un mantello rosso sulla statua del santo che si trova nella parte destra del tetto della cattedrale. Nella giornata di martedì 23 luglio alle 18 una celebrazione straordinaria avverrà nella ex chiesa da poco restaurata di San Jacopo in Castellare. La sera di mercoledì 24 luglio alle 21:30 è prevista la solenne processione della vigilia con un itinerario che partirà dalla chiesa di San Francesco e dopo il percorso nelle vie del centro storico arriverà in piazza Duomo con la benedizione con la reliquia del santo. Giovedì 25 luglio, giorno di San Jacopo, alle 9:30 la processione dei ceri e benedizione del palio, a cui seguirà alle 11 la messa pontificale presieduta dal vescovo Tardelli. I festeggiamenti jacopei si concluderanno a notte inoltrata con la giostra dell'orso in piazza Duomo.